Andiamo a Firenze, Fiorentina, Roma, Massimo Barchesi. Qui si gioca regolarmente, anche se la giornata è tipicamente autunnale. Dopo una brevissima tregua è tornata la pioggia anche in maniera copiosa, ma storicamente il drenaggio dell'Artemio Franchi è perfetto, quindi si giocherà regolarmente. Le squadre sono già sul terreno di gioco, con la Roma a caccia del record storico della 12ª vittoria consecutiva in trasferta, considerando le 7 dello scorso campionato e le 4 di quello attuale. Molto turnover per Eusebio Di Francesco, centrocampo ad esempio stravolto da parte del tecnico giallorosso. Ricordiamo che sono in panchina De Rossi, Strootman e Perotti. Dall'altra parte, in casa viola, non c'è Cyril Terreau, infortunato. Subito le formazioni, perché tra qualche istante inizierà la partita. Modulo speculare per entrambe, 4-3-3, Fiorentina in campo con Sportiello in porta, in difesa Bruno Gaspar, Pezzella, Story, l'ex della partita, e Biraghi. A centrocampo Benassi, Badel, Veretout, in attacco Gil Dias, Simeone e Chiesa. La Roma risponde con Alisson in porta, in difesa Florenzi, Manolas che torna a titolare dopo l'infortunio, poi Fazio e Kolarov. A centrocampo Pellegrini, Gonalon e Nainggolan, in attacco Gerson, Dzeko ed El Shaarawy. Arbitra Di Bello, al VAR Fabbri, assistente VAR Aureliano Studio. Faragò vicino alla bandierina. Roma in vantaggio, ha segnato Gerson al 5° minuto di gioco, cambia il parziale al Franchi. Fiorentina 0, Roma 1. Cagliari. Torniamo a Firenze, dove da 2 minuti la Roma è in vantaggio, come detto nel flash su Cagliari. Fiorentina 0, Roma 1. Roma che continua ad attaccare. Fiorentina subito messa alle corde dalla formazione di Eusebio Di Francesco. Calcio di punizione per la Roma e poi vi racconteremo il gol. Kolarov direttamente però tra le braccia del portiere e Sportiello. Dunque il 5° minuto, il gol della Roma, pasticcio di Badel che ha tergiversato troppo in una zona pericolosissima del campo. È andato in pressing su di lui, Nainggolan gli ha portato via il pallone, ha servito El Shaarawy, dal limite poteva calciare il faraone, non lo ha fatto, ha visto Gerson libero all'interno dell'area di rigore, lo ha servito un diagonale di piatto sinistro. Scusa Barchesi, calcio di rigore per il Cagliari, il 10° minuto del primo tempo, Cagliari 0 Verona 1, tra poco per la realizzazione. E tra poco torneremo da te Diego Carmignani. Dicevo, Gerson un diagonale perfetto, un piatto sinistro con il pallone che si è insaccato nell'angolino basso. Vediamo la Fiorentina che sta attaccando, Nainggolan però sradica il pallone ancora a Badel, dicevo si è insaccato il pallone nell'angolino basso alla destra di Sportiello. Siamo all'8° minuto con la Roma in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Torniamo a Cagliari. Cigarini sul dischetto, va alla rincorsa, la tiro e la palla viene presa da Nicolas. Pareggio della Fiorentina con Veretout, 1-1 al Franchi al nono. A te Carmignani. Un inizio scoppiettante qui al Franchi, siamo al 12esimo, 1-1 tra Fiorentina e Roma. È durato solo 4 minuti il vantaggio dei giallorossi, perché al 9° minuto, sulla prima vera iniziativa della partita, la Fiorentina ha pareggiato con Gil Dias, che sulla destra ha messo in mezzo un pallone invitante. È arrivato Veretout che col piatto sinistro ha trafitto Alisson, e questo è il primo gol subito dalla Roma in trasferta in questo campionato, sesto in totale per la formazione giallorossa. Roma vicina al gol del vantaggio con Pellegrini, servito molto bene da Kolarov, conclusione dal limite dell'area di rigore, la parata a terra di Sportiello. 1 minuto e mezzo prima, punizione da 30 metri di Kolarov, pallone alto sopra la traversa. Insomma, è una Roma che sta comandando il gioco nuovamente dopo l'ottimo inizio, dopo la fiammata della Fiorentina. La palla sul ginocchio, non ha dovuto far nulla. Ancora Gerson, la Roma torna in vantaggio alla mezz'ora di gioco, Fiorentina 1, Roma 2, doppietta di Gerson. Cagliari. Ha smesso di piovere alla Franchi ed è cresciuto lo spettacolo. La Roma nuovamente in vantaggio, ma c'è Simeone che gira, pallone sul fondo. La Roma, dicevo, nuovamente in vantaggio alla mezz'ora, ma la partita è girata nello spazio di 30 secondi, forse anche meno, perché dal possibile 2-1 per la Fiorentina si è passati al 2-1 per la Roma. C'era stato un lancio di Astori, il pallone è rimbalzato sulla schiena di Manolas, che involontariamente ha innescato Simeone, che si stava involando verso la
alla porta di Alisson ed è stato strepitoso lo stesso Manolas a rimontare sull'attaccante della Fiorentina e a rubargli il pallone. Sul capovolgimento c'è stato il gol della Roma con l'assist di Gon Alonso per Gerson, ma gravissimo l'errore di posizione da parte di Biraghi, che ha concesso troppo spazio al brasiliano che ha controllato il pallone fuori dall'area di rigore. È entrato all'interno dell'area di rigore con il sinistro, ha fulminato Sportiello per la seconda volta, ma davvero grave, come detto, l'errore di Biraghi. Prima doppietta in carriera per Gerson, che come abbiamo ricordato gioca al posto di Perotti. Occhio alla Fiorentina, Chiesa, pallone in mezzo, interpreta il calcio d'angolo di Manolas. La Fiorentina ha avuto al 33esimo il pallone per pareggiare nuovamente la partita proprio dopo un errore di Manolas, rinvio corto del greco, intervento di Chiesa che dal limite ha caricato il suo destro, pallone terminato alto di poco sopra la traversa. Occhio a Badel che scivola, pallone che sfila oltre la linea di fondo campo. Siamo al 35esimo, Fiorentina 1 Roma 2 Cagliari. Firenze attacca la Fiorentina, Biraghi parte il cross, Simeone libero, rete, ha segnato Giovanni Simeone il pareggio, il secondo della Fiorentina al 39esimo su cross dalla sinistra di Biraghi. Giovanni Simeone solissimo all'interno dell'area di rigore della Roma ha potuto concludere alle spalle di Alisson e dunque la Fiorentina al 39esimo pareggia nuovamente 2-2 tra Fiorentina e Roma, e il quarto gol in campionato di Giovanni Simeone. Fiorentina che in precedenza aveva avuto un'altra opportunità con Chiesa, la cui conclusione da fuori area è terminata alta. E insomma, stesso copione dopo il gol del vantaggio della Roma. Fiorentina che non si è arresa, anzi ha reagito ancora di più rispetto al gol iniziale di Gerson, ha avuto un paio di occasioni prima di pareggiare con Simeone. Siamo ora al 40esimo minuto nel corso del primo tempo, bellissima partita al Franchi, Fiorentina 2 Roma 2 Cagliari. 3 minuti più recupero al termine del primo tempo, un primo tempo molto molto bello al Franchi, 2-2 tra Fiorentina e Roma, con la Roma due volte in vantaggio grazie a Gerson, due volte rimontata. Occhio a Chiesa che va via, Chiesa, ancora Chiesa dal limite, la conclusione, palo su deviazione di Alisson, vai Veretout, Alisson, ancora Chiesa anticipato, poi c'è Benassi, pallone poi allontanato da Kolarov. Fiorentina vicinissima al gol del vantaggio, la prodezza di Alisson che ha deviato sul palo la conclusione di Chiesa. Dunque Fiorentina ad un passo dal gol del 3-2, ma siamo già dall'altra parte con El Shaarawy, rimontato da Bruno Gaspar, il rimpallo sfavorisce El Shaarawy, si riprenderà con una rimessa da fondo campo ed ora il pubblico del Franchi ci crede. Firenze, il gioco è fermo da un paio di minuti perché c'è stato un infortunio subito dal portiere della Fiorentina Sportiello, che ha dolore alla spalla destra, ora sembra essersi ripreso l'estremo difensore Viola. C'è un calcio d'angolo in favore della Roma, siamo al quarto della ripresa, batte El Shaarawy, anzi si allontana perché c'è Kolarov, parte il cross, la rete, la nuova rete della Roma, la Roma è tornata in vantaggio con il gol realizzato, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Manolas, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Manolas sul calcio d'angolo di Alexander Kolarov. Fatto sta che la Roma è per la terza volta in vantaggio, Fiorentina 2 Roma 3, e confermiamo che l'ultimo tocco sulla carambola dopo il calcio d'angolo battuto da Kolarov è di Manolas. Roma in vantaggio, Fiorentina 2 Roma 3, c'era stato un colpo di testa di Dzeko e Manolas di carambola, forse con la spalla sinistra addirittura, ma l'ha toccata lui, non c'è dubbio, l'ultimo tocco è di Manolas. 3-2 per la Roma al quinto della ripresa e al quinto del primo tempo aveva realizzato il primo gol la formazione giallorossa. Lina Cagliari, siamo al 18esimo della ripresa, attenzione alla Fiorentina con Chiesa, va in mezzo Simeone, va in mezzo Gil Dias, ancora Chiesa, non passa Florenzi, poi cerca di intervenire Benassi, arriva Biraghi, parte il cross, Fazio allontana, controlla Pellegrini, male però perché recupera Badel, attacca la Fiorentina che ha aspirato il gol del 3-3 e poco fa al quarto d'ora con Gil Dias servito da Chiesa all'interno dell'area di rigore, ha battuto col destro, pallone sul fondo, ma è stato egoista nell'occasione portoghese perché Simeone e soprattutto Veretout si erano liberati all'interno dell'area di rigore. Poi ha risposto la Roma un minuto dopo con una conclusione di Lorenzo Pellegrini dai 25 metri centrale e la parata abbastanza semplice da parte di Sportiello. Qua il 28esimo, intervento decisivo di Grun
Bruno Gaspar su Dzeko, servito magnificamente di tacco da Nainggolan, è rimasto in campo. Quindi Perotti chiude la partita del Franchi, servito da Nainggolan. 42 sul cronometro, Fiorentina 2 Roma 4 Torino. E fra un po' torneremo a Firenze. E dunque la Roma ha segnato il quarto gol. Ora Babacar, la risposta viola, la parata a terra di Alisson. Un gran bel gol quello della formazione giallorossa, che dovrebbe aver chiuso i giochi a questo punto. Sul lancio perfetto di Nainggolan, controllo di Perotti con la coscia destra, conclusione all'interno dell'area di rigore con il sinistro. Niente da fare per Sportiello. 4-2 Roma che sta dilagando nel finale. Kolarov, area di rigore, può sprigionare il suo sinistro. Sportiello con i piedi allontana in fallo laterale la parata di Sportiello sul sinistro fulmineo da parte di Kolarov. Fanno festa i 2300 tifosi della Roma, Roma che già in precedenza in realtà aveva sfiorato il gol del 4-2, prima con De Frelle, servito da Kolarov, da ottima posizione ha calciato alto, poi Perotti il cui tiro è stato rimpallato dalla difesa viola, anche De Frelle è stato chiuso proprio a pochi metri dalla porta di Sportiello mentre stava per concludere in porta. La Roma in realtà aveva corso un pericolo al 41esimo su errore di Alisson in disimpegno, pallone recuperato da Essarik che ha servito Simeone, ma Alisson si è riscattato prontamente uscendo benissimo sull'attaccante argentino della Fiorentina. E poi il gol di Diego Perotti, Perotti che è andato a segno e dovrebbe aver chiuso il match. Siamo all'89esimo, 4-2 in favore della Roma sulla Fiorentina. Cagliari. Andiamo a Firenze da Massimo Barchesi. Sì, grazie Giovanni Scaramuzzino. Qui mancano 25 secondi al termine, ma possiamo già ufficializzare un record storico ottenuto dalla Roma. 12esima vittoria consecutiva in trasferta, 7 nella scorsa stagione, nello scorso campionato e 5 in quello attuale. Triplice fischio finale che arriva in questo preciso istante. La Roma ha battuto la Fiorentina per 4-2 al termine di una partita bellissima. Nel primo tempo Gerson al quinto, al nono Veretout, ancora Gerson alla mezz'ora, Simeone al 39esimo per il 2-2, poi nella ripresa al quinto Manolas e al 42esimo Perotti. Studio. Conquista 3 punti anche la Roma che vince a Firenze con i viola, Massimo Barchesi. E sono 3 punti molto molto importanti per la formazione giallorossa che accorcia su Napoli e Inter, e insomma in chiave scudetto bisogna assolutamente considerare anche la Roma di Eusebio Di Francesco, che ha centrato la 12esima vittoria consecutiva in trasferta ed è record, sono 7 nello scorso campionato, nelle ultime dello scorso campionato e le 5 di quello attuale. Una vittoria meritata quella della Roma al termine di una gran bella partita con la Fiorentina, che è stata nel match fino in pratica all'ultimo quarto d'ora, quando è calata visibilmente dal punto di vista fisico. Roma che era passata in vantaggio con Gerson dopo 5 minuti, lasso calato vincente da Di Francesco in questo match. Gerson, che ha giocato titolare al posto di Perotti, si è portata in vantaggio con il giovane brasiliano al quinto minuto, poi il pareggio immediato della Fiorentina con Veretout, poi ancora Gerson alla mezz'ora a riportare la Roma in vantaggio, al 39esimo il secondo pareggio viola con Giovanni Simeone, poi il momento chiave della partita al 43esimo quando Alisson si è superato deviando sul palo la conclusione di Chiesa e poi respingendo la ribattuta di Veretout. Poi all'inizio della ripresa la Roma è ripartita fortissimo, è andata in gol, un gol fortunoso a dir la verità di spalla di Manolas, e poi ha chiuso i giochi Perotti al 42esimo, Perotti che era entrato in campo nel finale di partita, secondo gol per lui in questo campionato. Finale dallo stadio Franchi, sotto il diluvio, Roma batte Fiorentina 4-2. Studio.